Cosa fanno gli attivisti del Movimento 5 Stelle? Scavano, giusto? Andando a scavare si scopre che purtroppo la realtà è ben diversa. Chi ha i figli che vanno alle scuole superiori sa benissimo che 150 euro non bastano. E io credo che sia fondamentale, a maggior ragione in una regione come la nostra, che sappiamo essere la regione più inquinata non solo d'Italia ma d'Europa. E nessuno ci informa realmente sulla situazione, non ci sono ricerche epidemiologiche serie o comunque vengono taciute. Ciecamente, Repubblica non vedente, non si spiega, in pratica è la Repubblica cieca. Milioni di elettori addormentati per vent'anni davanti ai televisori. Buonanotte senatori, caro Napolitano, te lo dico con il cuore. O vai a testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Stendono un veto sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti. Sono già al completo. La storia ci ha insegnato che l'Italia, quando trovi la tua strada, te la fa saltare in aria. Non ti fidi più di nulla, ma tu prova. Dalla marcia su Roma fino al marcio su Roma, è solo un movimento che va avanti all'infinito. No, e poi non ci sarò. Io non sono partito, un partito non ce l'ho. Io non sono partito, un partito non ce l'ho. E se c'è qualcuno che vuol far parte del nostro gruppo attivamente per cercare di migliorare quello che è Fagnano, che ha un potenziale enorme, ma non viene sfruttato perché purtroppo abbiamo ormai le ultime amministrazioni molto sedentarie, va bene così, tiriamo a campare i 5 anni che tanto poi dopo vediamo cosa viene. No, Fagnano è una cittadella veramente importante, non solo storicamente. Quindi io direi che se avete voglia noi ci siamo.